Ciao, sono Marco. Oggi ti presento il film Rebecca, la prima moglie. La trama ve la leggo qua sulla cassetta direttamente. Da un affascinante aristocratico inglese, tormentato dal ricordo della bellissima moglie, morta in tragiche circostanze, sposa una giovane fragile e appassionata. Sulla loro esistenza grava l'ombra minacciosa del passato e soprattutto quella di Manderley, splendida e tenebrosa dimora. Quale segreto si nasconde fra le sue mura? Quale mistero racchiude il bosco e le rupe a precipizio sul mare? La risposta in questa inquietante fiaba gotica che incanta e atterrisce. Allora, il film è diretto, come vedete, da Hitchcock, che è considerato una delle più importanti figure ne nella storia del cinema. Nato a Londra nel 1899 e morto a Los Angeles nel 1980. Nella storia del cinema ci sono due tappe nella sua produzione, quella che iniziò nel 1925 fino al 1940, dove è considerata produzione britannica. Tra l'altro le sue prime produzioni sono mute, e poi quella che va dal 1940, dove si trasferisce ad Hollywood, fino al 1976, produzione americana. L'ultimo suo film è stato Complotto di famiglia, e poi è morto nel 1980. Tra l'altro, lui nelle sue produzioni, su ogni film, lui fa sempre una, diciamo, piccola comparsa. Il film è stato prodotto nel 1940, tratto da un famoso romanzo di Daphne du Maurier. I protagonisti sono Laurence Olivier, che è appunto un aristocratico inglese, e Joan Fontaine, che è questa che vedete sulla foto. E niente, io vi metto come al solito il link sotto della prima e seconda parte, e niente, vi auguro buona visione. Ciao!